picchiato da un gruppo di ragazzini ai quali si era avvicinato perché stavano manomettendo le porte dell'autobus. Dura presa di posizione di ASF Autoline e delle organizzazioni sindacali dopo l'ennesima aggressione, venerdì scorso, a un autista in servizio su un bus di linea. C'è grande preoccupazione, invitiamo le istituzioni ad attivarsi, è la nota congiunta di azienda e sindacati. Il violento episodio, l'ultimo di una serie, nel pomeriggio di venerdì su un bus della linea 7 che stava viaggiando nella zona di Viale Giulio Cesare. In base ai primi accertamenti, l'autista del mezzo avrebbe notato un gruppo di ragazzini che, oltre a suonare ripetutamente il pulsante della chiamata, avrebbe provato a manomettere le porte dell'autobus. Il conducente è intervenuto ma è stato aggredito e colpito al volto riportando una frattura per il pugno subito. A seguito di un incontro tra ASF Autoline e organizzazioni sindacali e responsabile per la sicurezza, si legge in una nota nel quale le parti hanno raggiunto delle intese per l'attuazione delle misure necessarie alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle aggressioni, FILT, CGL, FIT, CISL e UIL Trasporti, congiuntamente alla direzione aziendale, esprimono preoccupazione per l'ennesima aggressione avvenuta nei confronti di un lavoratore di ASF e invitano le istituzioni ad attivarsi affinché vengano individuate tutte le forme di intervento idonee a garantire l'incolumità dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico. È una presa di posizione importante che prosegue un percorso avviato da tempo con i rappresentanti sindacali per prevenire e contrastare la piega delle aggressioni che mette a rischio il personale e gli utenti, dice Guido Martinelli, presidente di ASF Autoline. Stiamo definendo ulteriori interventi e misure concrete che verranno annunciate a breve per aumentare il più possibile la sicurezza e fare in modo che non si ripetano aggressioni ed episodi di violenza.